San Benedetto da Norcia, uno dei santi più importanti nella storia della Chiesa. Lui morì il 21 di marzo, ma il 21 di marzo dell'anno imprecisato in cui San Benedetto morì si trova quasi sempre in Quaresima, per cui in modo molto opportuno la liturgia ha spostato la festa, il ricordo liturgico di San Benedetto all'11 di luglio. E è un santo immenso perché è uno spartiacque tra l'età antica e l'inizio del Medioevo. Chissà la civiltà europea come sarebbe andata senza di lui. Egli è il patriarca del monachesimo occidentale. Sappiamo che il monachesimo nasce per lo più in Egitto. Ma i prodromi, per usare una parola difficile, cioè gli inizi del monachesimo, si possono intravedere già in Giovanni il Battista e persino in alcune frange ebraiche, la comunità degli Esseni che vivevano in quella specie di monastero vicino il Mar Rosso, il Mar Morto, scusate. Allora, dov'è il merito di San Benedetto? Il merito di San Benedetto è quello, come dice la liturgia, di aver rinnovato nei suoi giorni i prodigi dell'Esodo e della Pentecoste. La Pentecoste, naturalmente, nella vita cenobitica, cioè comunitaria dei tanti monaci che costruendo i monasteri, lavoravano i terreni attorno e raccoglievano le persone sbandate a motivo del crollo dell'impero romano, rifacevano una civiltà che non era più quella romana, ma era quella romano-cristiana che si componeva degli antichi cittadini dell'impero romano e anche dei nuovi popoli germanici, cosiddetti profanamente barbari, germanici o slavi, che erano accorsi in Europa. San Benedetto poi rinnova i prodigi dell'Esodo perché porta il popolo cristiano da una situazione di sottosviluppo umano e di approssimazione spirituale a una libertà nello spirito, nella lode e alla libertà di una nuova civiltà romano-cristiana, appunto. Egli nasce intorno al 480 da una ricca famiglia a Norcia, in Umbria, e si trasferisce a Roma per studiare. I genitori erano facoltosi, quindi potevano permetterselo, ma lì lui non trova un ambiente favorevole a Roma perché trova corruzione, trova giovani sbandati, e quindi lui lascia il mondo, lascia quel tipo di vita e si rifugia in una grotta nei pressi di quello che poi diventerà Subiaco, appunto nell'Alto Lazio. E poi da lì si trasferisce in un'acropoli antica, ma tutta in rovina, e sarà l'inizio di quello che è il grande monastero di Monte Cassino. Ecco, noi non sappiamo molto di San Benedetto, se non per la vita che un suo discepolo diventato Papa, San Gregorio Magno, scrive nei suoi dialoghi. E allora lui ci racconta la vita di San Benedetto come una vita meravigliosa, deliziosa da leggere, punteggiata di miracoli, ma il vero miracolo era lui, ed il vero miracolo è stata la sua opera di riforma, la regola dei monaci, la regola benedettina che ha rifondato, o diciamolo pure in senso radicale, ha fondato il monachesimo in Occidente e ha dato alla civiltà occidentale, quindi alla civiltà del mondo intero, un'impronta nuova. Lui morì il 21 di marzo, non sappiamo bene l'anno, dal 343, scusate, dal 543 al 560, dicono gli storici, più o meno, sarà l'anno della sua morte. Però sappiamo il giorno e sappiamo anche il modo. Quando egli sentì che la morte si avvicinava,
alzò le mani e con gli occhi e le mani sempre rivolte al cielo, si rivolgeva a Dio con lodi e chiamava Cristo accanto a sé. Quindi vide la sua anima, egli stesso e la videro anche i confratelli, andare per una via tutta illuminata da lampade soprannaturali verso il paradiso. In fondo era la stessa visione che lui aveva avuto quando, parlando con la sorella scolastica, si era attardato una notte intera a parlare con lei e poi il giorno dopo o dopo qualche tempo vide l'anima della sorella come una colomba che entrò nei cieli. Quindi benedetto di nome e di fatto, e per mezzo di lui benedetta la Chiesa, benedetto il mondo, la civiltà e la cultura. San Benedetto prega per noi.